Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Ovviamente parleremo di Roma-Atalanta terminata 1-1, ma prima procedere vi ricordo le solite cose. Iscrivetevi al canale, like al video, un commento, condividete i nostri video in modo da farci conoscere più persone possibili. Lo so, per noi questa cosa è fondamentale. Cercate di condividere i nostri video perché stiamo cercando di aumentare i nostri numeri. Siamo ancora piccolini, siamo 370, i nostri follower abituali ci dicono sempre ma come è possibile avere così pochi utenti, comunque sia. Siete bravi, siete simpatici, ci fanno piacere insomma i complimenti ai nostri fedelissimi, però effettivamente emergere su YouTube non è facile, quindi preghiamo a tutti quanti la massima solidarietà per il canale. Vi ricordo inoltre che potete entrare nel nostro canale Telegram, è qui sotto in descrizione, quello ovviamente vi dà la possibilità di diventare il primo Amicus del mese. Lunedì scorso abbiamo fatto la live con Giovanni, il premio Amicus di marzo. Un Giovanni che tra l'altro si è trovato sicuramente in grande tranquillità in live con noi, siamo stati bene, abbiamo conosciuto meglio un nostro follower, ci ha fatto molto piacere. Quindi se volete fare come Giovanni, partecipate insomma ai nostri eventi. Veniamo alla partita. Partita particolare, una partita che secondo me nel primo tempo ha tenuto in piedi Paolo Lopez perché ha fatto svariate parate, l'Atalanta ha fatto una carrettata di tiri in porta, mi sembra 27 il computo di tiri in porta dell'Atalanta a fine partita, sono un'enormità, se può essere considerata una grande squadra. Primo tempo che l'Atalanta ha, secondo me, dominato, perché guarda, quando facevano le inquadrature a campo largo si vedeva che le gambe dei giocatori dell'Atalanta erano 3 volte quelle della Roma. Era impressionante perché avevo 2 o 3 volte a vederlo e a colpo d'occhio fa effetto. E la Roma subisce il vantaggio di Malinowski, la Roma sembra poter andare KO e invece nella ripresa le cose cambiano. Gosens si fa espellere, la Roma prende coraggio e trova il pareggio con un gol di Cristante da 30 metri e qui mi viene una piccola tirata d'orecchio all'allenatore perché alla fine cadiamo sempre lì. Cristante è un centrocampista. La Roma soffre a centrocampo perché oggi squalifico Diawara, ma quando Diawara ha giocato non ha dato niente alla Roma. Villar è in una fase involutiva della sua stagione, è sotto gli occhi di tutti. Prima il furetto spagnolo non sbagliava un pallone, adesso sulle seconde palle non arriva mai. E quindi perché non rimettere nel suo ruolo naturale Cristante, avvicinando un pochino la porta, perché abbiamo visto anche il tiro da fuori ce l'ha. Oggi ha fatto gol da 30 metri. Non ci scordiamo che con l'Atalanta faceva il trequartista, con noi fa il difensore centrale. Quindi qui l'allenatore ha qualche limite, dovrebbe cambiare qualcosa, dovrebbe semmai magari mettersi a 4 dietro, usando i due centrali veri che ha la Roma, perché oggi hanno giocato Ibañez e Mancini. Tra l'altro Ibañez è espulso nel finale, 2 cartellini in 1 minuto. Quindi la mela non casca mai lontano dall'albero, alla fine il problema è sempre quello. Ci troviamo sempre a parlare dell'allenatore, un allenatore che secondo me ha grossi limiti per guidare questa squadra. Secondo me col Manchester sarà durissima, se non impossibile. Non voglio essere quello lì che disfattista, che subito affossa la squadra, però ragazzi, oggi ci troviamo a 55 punti, a 10 dall'Atalanta. Il campionato è finito per noi. Rimangono le partite di semifinale di Europa League, ma sarà difficilissimo. Sarà difficilissimo. Poi oggi abbiamo pareggiato 1-1, ma va anche ringraziato Muriel, che oggi era impossessato dal buon Iturbe, perché oggi Muriel sembra Iturbe. Si è mangiato un paio di gol che Muriel fa bendato, legato e chiuso uno scantinato, fa gol uguale. Invece oggi sembra veramente il grande Manuelito Iturbe. E l'ha buttata fuori da praticamente 1 metro. La Roma alla fine poteva anche vincerla perché ha attaccato veramente la Roma. Però è un pochino stare davanti. Oggi, gli ultimi 5 minuti, abbiamo visto anche Borja Mayoral vicino a Dzeko, solo per 5 minuti. Non è stato tanto, però piano piano stiamo cercando magari di mettere le 2 punte quando serve perché la Roma è un pochino stitica lì davanti. Questo va detto. Un punto che non serve a nulla perché la Champions League ormai è inarrivabile. L'obiettivo stagionale oltre l'Europa diventa riprendere la Lazio, che in questo momento sta perdendo col Napoli e quindi dista 3 punti in questo momento.
Ragazzi, vediamo. Sicuramente bisogna ripartire dall'allenatore per la prossima stagione. Prima si sa l'allenatore, prima si riesce a capire che tipo di mercato deve fare la Roma. Perché non è che si possono fare i nomi dei giocatori se non si sa il mister. Perché se l'allenatore nuovo gioca a 3, dipende da determinati giocatori. Se l'allenatore nuovo gioca a 4, dipende da altri giocatori. Se l'allenatore predilige gli esterni, devi prendere due ali un pochino più offensive rispetto a Spinazzola e Kasdorp, che sono due terzini avanzati. Se gioca col trequartista, ce l'hai, però sicuramente giocherà con due punte e ti serve un altro attaccante. Poi bisogna capire il gioco che fa. Comunque, primo tassello l'allenatore. Prima si trova quello è meglio. Dopo bisogna fare il mercato. Secondo me Friedkin avranno tanto da fare perché si devono levare dal gruppone tanti pesi morti. Pastore, Fazio, Juan Jesus, Bruno Perez. Tra l'altro Bruno Perez oggi ha avuto anche il coraggio, la faccia tosta dopo aver fatto l'ennesima prestazione mediocre fatta di finte inutili con i giocatori a tre metri, di andare a brutto muso da Mancini, che è uno che in campo dà il 120% tutte le volte. Io spero che Bruno Perez sia una delle ultime apparizioni alla maglia della Roma, spero che i tifosi del Trabzonspor si divertano con il funambolo brasiliano, il giocatore ambisinistro che hanno appena preso, quindi speriamo di vederlo il meno possibile. Ragazzi, come dicevo prima, è un pareggio sì, che magari dà un po' di morale in vista dell'Europa League. Prima ci sarà domenica l'appuntamento col Cagliari, sarà un'altra partita difficile perché il Cagliari comunque sia lotta per salvarsi. E niente, quindi ci vediamo nel weekend, ragazzi. Grazie per aver visto questo video, grazie per averci seguito in questo periodo. Speriamo, insomma, che più persone di voi si iscrivano al canale per aiutarci a crescere. Buona serata da Big, ciao, alla prossima.